Non fare mai le cose a metà se vuoi cavartela. Sii esagerata, vai fino in fondo. Una lettura ideale per chi ha dei bimbi in questi giorni è la Matilde di Roald Dahl, nell'edizione uscita per celebrare i 30 anni dalla prima traduzione in italiano pubblicata da Salani lo scorso autunno. Roald Dahl, nonostante l'infanzia infelice in collegio, è riuscito, come diceva lui stesso, per qualche motivo a salvarsi, per qualche miracolo, e a diventare un formidabile inventore di storie che oggi salva noi dalla noia. Le bimbe di oggi, le bimbe di adesso, hanno bisogno di modelli, di punti di riferimento come Matilde, che non si prendono troppo sul serio, ma che allo stesso tempo usano la loro forza di volontà per migliorare il futuro. Matilde ha dei superpoteri, ma quello che cambierà realmente la sua vita sarà la sua tenacia, la sua determinazione, senza contare che in queste pagine è una formidabile lettrice, quindi Matilde di Dahl si può anche definire una smaccata opera per fare propaganda alla lettura.